parlare delle conserve. Mi fa piacere, buongiorno, bentornati a questa nuova puntata di Una Mattina Verde, buona settimana. No, stavo dovete dicendo, sapere che la settimana scorsa, venerdì, mi ero permesso di portare dei pomodori, giusto, anche a livello, cioè li avevo appena raccolti, erano anche abbastanza maturi, sì, e te li ho portati. Vabbè, mi ha portato fatto le conserve. Ho fatto delle conserve, brava, però adesso non so come conservarle, così si dice, allora ve lo spiegheremo tra poco. Poi parleremo anche di spezie. Eh sì, le spezie fanno bene, quante ne dobbiamo utilizzare, benissimo, la storia delle spezie. Vero, curcuma, chiodo di garofano, tè verde, bla bla bla, bla. Lo sai tantissimo che i dentisti utilizzavano il chiodo di garofano? Sì? Sì. Oggi forse non più, lo scopriremo. Lo scopriremo intanto. Metis Di Meo, dove è andata? In provincia di Siracusa, mi sembra. Metis, buongiorno. Alla Sicilia. Ciao. Sei? Buongiorno, sì, buongiorno. Ci troviamo in Sicilia, precisamente a Floridia, 10 km da Siracusa. Mi sto mettendo il grembiule in questo momento perché siamo in diretta da un'azienda che lavora le materie prime del territorio siracusano secondo la tradizione di una volta, quella dei nonni. Ne parliamo con Giussi, che si occupa un pochettino dell'organizzazione. Ciao Giussi, ciao, buongiorno. Metis, buongiorno. Che cosa si cucina oggi? Oggi si cucina il pomodoro di Pachino. Facciamolo vedere. Facciamolo subito vedere, facciamo vedere che meraviglia. È un pomodoro tondo di Pachino. Tondo di Pachino, sì, sì, buonissimo, dolcissimo. Quindi lo lavate e dopo lo cosa laviamo, succede? Poi lo portiamo sul tavolo da lavoro e viene tagliato giustamente in quattro pezzi. Sono curiosa, ma la vostra praticamente è una grande famiglia, quanti siete? Sì, noi siamo all'incirca 5-6 persone, ma lavoriamo da tanto tempo, ormai siamo veramente una grande famiglia e lavoriamo con armonia, con passione, e poi questo lavoro lo facciamo con tanto amore. E si vede. Quindi allora c'è l'importanza delle materie prime che vediamo qui, però oltre alle materie prime c'è un segreto che è quello essenziale, la ricetta. Avere la ricetta giusta è difficile, e qui c'è Concetto che ha rubato la ricetta alla nonna. Ciao, buongiorno Concetto. Ciao. Allora è vero che le tue ricette sono quelle della tradizione, è venuta, esatto, la nonna, ha assaggiato tutto. Ha assaggiato tutto, prettamente voleva essere sapere tutto quello che si faceva. Allora fammele vedere, l'abbiamo come detto. Vedi, questo è il pomodoro tagliato che è già pronto per portarlo in cottura, con l'aggiunta di ingredienti freschi: il basilico, la cipolla, il sale, l'aglio e del buonissimo olio d'oliva. Ecco, questo fa veramente la differenza con, certo, gli altri tipi di produzioni, certo, industriali. È un prodotto naturale e va messo solo quello per la conservazione e il gusto della, diciamo, salsa. Diciamo che tutte le altre aziende industriali non utilizzano mai l'olio d'oliva. No, è difficile, difficile trovarlo. Adesso andiamo alla cottura del pomodoro. Ok, quindi viene messo in questo meraviglioso pentolone che ricorda veramente... Esatto, viene messo qua. In grande i pentoloni della nonna. Mettiamo il pomodoro con aggiunta degli aromi. Purtroppo non possiamo far sentire gli odori, possiamo mostrare soltanto la bellezza dei colori. È importante. E la cottura della salsa varia da un'ora e mezza a un'ora e 45 circa, dipende dal pomodoro. Ma noi abbiamo il prodotto che sta già macerando. Esatto, già abbiamo il prodotto già finito, che ora vi faccio vedere. Ah, fammi vedere com'è. Ecco, questo è il prodotto già finito, la salsa, che è pronto alla passatura. Facciamola vedere alle camere. Ecco qua, vediamo, questo è il prodotto già finito. Fantastico. Ora da qui che cosa da succede? Da qui portiamo alla passatura, cioè alla passata. Lo facciamo proprio noi? Lo facciamo proprio noi, guarda, in diretta, vai. Vieni. In diretta lo portiamo direttamente qui. Ecco qua. E questo praticamente è il macchinario della passatura. Questa è la passatrice elettrica. Ah. Non è la passatrice che una volta si usava a mano. Ma si utilizza questa. Quindi... Ecco qua. Bene, mettiamo qua il prodotto all'interno. All'interno. Io nel frattempo, se non ti offendi, assaggio. E da qui otteniamo il prodotto finito, che ha un sapore unico. Esatto. Allora, da che qua, cosa succede? Questa passata poi viene portata, all'imbottigliamento. Che viene fatto ovviamente a mano. Tutto a mano viene fatto qua, anche la tappatura. Quindi imbottigliato, chiuso, ma non è finita qui. Non è finita qui. Dopodiché passiamo alla sterilizzazione del prodotto. Quindi secondo la tradizione si mette nell'acqua bollente. Nell'acqua calda per creare il sottovuoto all'interno. Ok, quanto rimane qua dentro? Allora, rimane sui 30 minuti la cottura. E questo ci dà la possibilità poi di avere una conservazione di... Oltre 24 mesi. Ah. Allora io nel frattempo vado a conoscere tua moglie Carmen Sita, che si occupa un pochettino della distribuzione, fa conoscere in larga scala il prodotto. Sì. Come lo porti in giro per il mondo? Come lo fai conoscere, Carmen Sita? Allora, innanzitutto lo faccio conoscere attraverso il nostro negozio, perché è molto frequentato da turisti da allora, tutto il in mondo. In questo momento infatti stiamo vedendo le immagini del negozio che si trova all'interno del mercato di Ortigia, sì, nel cuore di Siracusa. Siamo andati questa mattina prestissimo, sì, lì per, sì, vedere, infatti, un pochettino la reazione dei turisti. E quali sono i prodotti preferiti dagli stranieri? I prodotti preferiti sono il ciliegino di Pachino e le melenzane. Allora, due proprio eccellenze del territorio. Allora, sì, togliamoci il grembiule ed eccoci pronte. Usciamo perché c'è un sole meraviglioso.
con questi barattoli di passata arriviamo finalmente alla parte finale, giusto? Sì, infatti Noemi mette il sigillo di garanzia nella bottiglia, l'etichetta e poi viene messa negli appositi cartoni e spedita. Normalmente non sotto questo meraviglioso olivo, però no, finché il tempo lo permette, infatti, uno ne approfitta. Sì, infatti. E questo avviene per tutti gli altri prodotti? Sì, avviene per la caponata, che è uno dei nostri prodotti più venduti, avviene per il pesto di finocchietto selvatico, che è molto particolare perché il pesto è il finocchietto raccolto proprio nelle nostre campagne. Quindi diciamo tutti i prodotti della zona di Siracusa, sì, che vengono, sì, lavorati artigianalmente. Artigianalmente, sì. Beh, allora io direi che ci sono tutti i presupposti per farci fermare e assaggiarli per voi, ci sacrifichiamo. Direi che torneremo, ma non troppo presto, quindi vi ridiamo la linea a voi in studio. Ciao Elisa, ciao Massimiliano, buon verde!